Sicario nasce da questo rapporto molto profondo con Charles Bowden e dopo Grossi Devil dice facciamo un film a New Orleans sui poliziotti corrotti. E quindi sono stato 3 settimane con lui a trovare queste storie. Lui è un reporter meraviglioso, non mi portava in luoghi dove io da solo non sarei mai andato. E a un certo punto eravamo in questo hotel e mi dà questa rivista Harper's Magazine, dice leggila, boom, me la butta sul letto e c'è questa storia del sicario, la prima volta che uno interessava un sicario, una storia straordinaria, erano 10 pagine di un racconto a tu per tu tra questo giornalista fantastico e questo sicario che raccontava tutto quello che c'era da capire su quel mondo lì terribile del Messico, proprio la storia del Messico, quella della corruzione, della droga, eccetera. Io leggo questo e dico, ma cioè, spesso è il film che voglio fare. Mi dice, no, è impossibile, questo film è impossibile, perché lui non si accetterà mai di essere filmato. Insomma, alla fine, dopo io ero in Italia, lui mi chiama e mi dice, guarda, cercare, ha accettato di essere filmato una condizione, che vuole essere pagato $2000. E dico, no, non si può pagare $2000, perché aspetta un figlio e deve... ha bisogno di due. Poi scrive il sicario, dice la cifra che io chiedo per to shoot someone is $2000, sono $2000. So I want you give me $2000 for you to shoot me. In inglese shoot. Sì, normale, cioè. E quindi mi è sembrato anche accettabile come corollare così, quindi ho accettato, non avevo una dire, non avevo una cinepresa, non avevo nulla. Jacopo qua, il mio montatore, mi presta $4000, parto per questo posto qui, dove mi adoro il sicario, e tutto questo avviene in una stanza d'albergo, questa confessione che è cinema, per me il sicario è il film forse più cinematografico, pur essendo già in una stanza, 2 inquadrature, è il film più cinematografico che abbia fatto per lo Salvini. C'è un blocco da disegno, c'è un blocco da disegno per scrivere, diventa per lui l'autore di tutto questo, e racconta la sua vita da quando era bambino fino a quando si pente e lascia quel mondo. Però non è tanto il luogo, lui è un archetipo puramente questo. Infatti il film è stato accettato poi in tutto il mondo, forse il film ha avuto più successo, il mio che è andato ovunque. E nessuno ha detto, ma come dai la voce a uno che non dovrebbe avere voce? Non c'è mai stato questo commento, ma proprio perché lui è un tipo di uomo, viene fuori un ritratto fortissimo, non vedi il volto, non vedi le mani, non vedi, senti questa voce incredibile, e c'è questo costante disegno, è una specie di storyboard in diretta, dove si creano delle immagini straordinarie, di tutto poi girato capovolto, sono 2 inquadrature praticamente, sì. E però ti lascia senza fiato, è un unico, ma io credo che sia impossibile da replicare, è un film che è successo una volta e non succederà mai più, perché c'erano tutti gli elementi che funzionavano, quindi il film è anche un film a costo zero, che è stato con tutto il mondo, tre giorni di tempo, ma ce ne fossero di film così. Certo. Allora, chi di voi... Però peccato che è difficile, ogni tanto mi sento un po' come i matti. No, hai dato, però hai dato un'idea di se... Ma c'è quelli di Hyde Park che parlano un po'... Dicevo di che parla questo?